Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi apriamo il Twisty Slime 2 in 1 della Orbix e lo Skip Doll Butter Slime tutti profumati. Questo è di colore giallo e questo e questi sono uno con le palline di polistirolo giallo normale e questo è fluo perlato. Qua c'è scritto 16 nuovi colori. Fluo, pop, bicolor, glitter, profumati, crystal e snow slime 2 in 1. E alla fine del video vi farò vedere i miei body di ginnastica artistica, che sono due. E qua c'è scritto dagli 8 anni in più, così tenero che lo spalmi con un dito. Il butter slime originale. E questo è lo speciale per i 600 iscritti, grazie. E ora andiamolo subito ad aprire. Partiamo da questo. Quello non so cosa c'è dentro, a parte lo slime. Forse dovevo preparare le forbici. O forse no. Aspettate che ce la faccio. Ragazzi, non c'è. Ok ragazzi, l'ho aperto. Mi scivolano le mani. Ok, prendiamo prima questo. Io era arrivata una pallina. Ma che... Ah, c'è una pellicola. Una pellicola che... Ecco. Ragazzi, è gelato e come vi ho detto è perlato. Vedete, non so se si vede. E, dato che è freddo, dovete riscaldarlo un po'. E infatti ora si spezza. Però secondo, è bellissimo. Wow, che bello. Ops. Ora lo mettiamo via prima di fare altri danni e prendiamo quello crunchy. Ragazzi, sentite che bel rumore. No, no, è favoloso. E cioè, neanche lo sto allungando e già rumori favolosi, perché con le palline di polistirolo si può fare dei rumori anche senza che lo allunghi. Questo è più duro dell'altro. Ecco, piano piano si allunga. Wow. Ragazzi, è favoloso. A volte è trasparente. E ora passiamo subito all'altro e perde le palline. Tutti gli slime che compro o faccio con le palline di polistirolo le perde. Ok, ora andiamo ad aprire questo. Ah, c'è una checklist, non so come si dice, con delle cose e queste cose che non, a volte ci sono delle cose che non c'entrano, come questa. Ora vediamo, anche questo non c'entra. Non fa vedere tutti i colori. Vabbè, ora prendiamo lo slime. Ok, andiamo ad aprirlo. Wow, già così sembra morbido perché ne ho preso un pezzettino. Sì, è morbidissimo. E quando gli slime sono morbidi vuol dire che non si staccano bene dalla confezione. Ho rotto la confezione. Ce la faccio. Beh, non mi piace l'odore. Ragazzi, ce la faccio entro domani magari, però. Ok. Gli altri pezzi magari li riesco a prendere. Ok,
è morbidissimo. Arriva fino fino a dall'altra parte della scrivania. Ora vediamo se si spalma veramente con un dito. Sì. Però io adoro spalmarlo così. Il profumo non mi piace. Oh, dovevo odorare gli altri. Vabbè, ora li odoriamo. Questo poi lo devo mettere in una confezione. Per fortuna ne ho un sacco. Allora, questo. Crunchy. Non ha odore. L'altro. Neanche questo. E per fortuna che sulla confezione c'era scritto profumati. Ecco, non lo trovavo. C'è scritto che ci sono i glitter, però. Ah, forse su alcuni, perché su questo è perlato e quindi non ci sono i glitter. E passiamo subito alle votazioni e lo devo tirare fuori. Anche questo. Allora, colore. Ovviamente tutti 10 perché io adoro il giallo. 10, 10, 10. Sì. Poi elasticità 10 a questo. Questo se si allunga piano piano non dovete fare forza, però se si allunga con forza, ecco, fa così. Quindi un 8 e mezzo. Questo direi un 5. Perché guardate, appena lo allungo, anche se faccio piano. E ora il profumo. Questo direi 1 perché non mi piace. Questi non posso dirlo perché non esiste il profumo in questi. E ora li mettiamo subito via. Questo non avevo... se no lo tengo un attimo qua. Ok, ora andiamo. Ci spostiamo per vedere i body. Questo è il mio primissimo body. E me l'ha dato Ginnastica Artistica. E questo invece l'ho comprato su Amazon. Nero glitterato. E l'azzurro è glitterato però non si vede. Non si vede tanto. E anche il fucsia è glitterato. E questo non si vede proprio perché non c'è tanta luce, quindi. E dentro è soltanto nero, senza glitter, sennò mentre fai ginnastica ti dà fastidio. E questo è solo rosso. Anche questo è glitterato. Spero che si veda, sì. E ciao, al prossimo video!